Roma a 10 punti con più 4 di differenza reti. Krasnodar a 7 con più 2, Dortmund a 7 con più 2, quindi il Krasnodar non deve perdere contro la Roma e allora è sicuro di giocare la finale primo e secondo posto. Se vince più di 4-0 contro la Roma è anche primo, ma situazione non facile. Chelsea a 6, Malaga a 3 e Lugano a 2, quindi è già decisa la finale quinto-sesto e sarà quella tra Malaga e Lugano, mentre il Chelsea aspetta di capire quale sarà la sfidante per il terzo-quarto posto. Subito, occhio Gabù, occhio Dani. E allora primo pallone battuto dal Krasnodar. Con il tocco dietro per Umnikov, poi Larionov all'indietro per Ladoka. Feula allontana, recupera bene il pallone il Krasnodar con il cambio gioco a cercare Zakharov, poi recupera in mezzo al campo Semenchenko. Larionov, Ladoka, Tretsiakov ancora per Larionov. Semenchenko prolunga, c'è la chiusura da parte di Guidi che controlla che il pallone termini in rimessa laterale. Ancora un tentativo da parte della Roma col pallone però trascinato in fallo laterale. Larionov per la rimessa, recupera palla la Roma senza fallo, che Larionov in spaccata va a mettere il pallone in calcio d'angolo. Cioffredi dietro per Guglielmelli, poi Sibirski, tacco di Schietroma, fuori gioco. Allora attenzione alla ripartenza velocissima da parte del Krasnodar, vola sulla destra il Krasnodar. Guglielmelli con grande forza recupera su Khabarov. Dani! Pallone dentro ancora verso Khabarov, esce bene la Roma, attenzione, contropiede Cioffredi, dall'altra parte chiede palla della Rocca, Cioffredi va da solo, Larionov lo ferma perfettamente in rimessa laterale. Ma guarda alzata la testa, abbassate come i cavalli. Ancora Roma con Schietroma. Una serie di finte, poi va al centro e c'è la parata a terra da parte di Ladoka. Largo il pallone adesso per l'iniziativa da parte del Krasnodar con Zakharov che viene fermato in un primo momento, poi Umnikov. Semenchenko non riesce a servire il pallone largo per Khabarov, riconquista la Roma, ma Larionov va a chiudere con un fallo però secondo l'arbitro.
Roma che non ha subito gol in queste prime quattro partite. Dentro Andrè. Punizione per la Roma con Schietroma, Lorenzo che va al cross dentro, Ciuffredi fa passare ma c'è fuori gioco di Della Rocca, poi scivola anche sul pallone. Glovatsky. Profondità, c'è il colpo di testa da parte di Feola, ancora William Feola dietro per il portiere. Feola con un buon break riesce a servire Paolocci, poi Guglielmelli, in qualche modo la Roma trova il possesso e trova soprattutto Ceccarelli. Guglielmelli vuole andare da solo, vince anche un rimpallo alla fine, pallone che arriva tra le braccia di Ladocca. Forza! Lorenzo! Khabarov va a puntare Schietroma, velocissimo Khabarov, anche lui cerca un'iniziativa personale, alla fine è Guidi a fermarlo. Schietroma, poi il tocco è di Sibirski, molto intelligente per Khabarov, che si affida ancora a Sibirski. Entra in area di rigore, pallone arretrato. Oh! E calcio d'angolo per il Krasnodar. Ancora un'iniziativa da parte di Khabarov, cerca dall'altra parte Glovatsky, ferma tutto Guglielmelli, poi Larionov, eccolo Glovatsky, anticipato molto bene però Guglielmelli, attenzione a far andare Ciuffredi, Ciuffredi nell'uno contro uno, si ferma, poi il tocco è per Guglielmelli, il destro è fuori. Oh, siamo lenti, oh, aumentiamo un pochino! Forza! Senti come le cose! Dai, dai, andiamo! Su! Forza! Oh, ci vuole tanto! Ciuffredi, Guglielmelli al limite dell'area, Guglielmelli cerca di sorprendere Ladocca senza riuscirci, si riparte subito da Khabarov dall'altra parte, punta Guidi, Khabarov deve fermarsi, poi ancora un tentativo di dribbling, il raddoppio di Lorenzo Schietroma a fermare tutto, poi Paolocci riesce a servire molto bene il capitano della Roma, il numero 10 Ceccarelli, che però non controlla, allora ancora Schietroma col suo mancino, Guglielmelli con la sua forza fisica, poi Ciuffredi il capocannoniere di questo torneo, pallone allontanato, Feola cerca l'anticipo su Sibirski che è bravissimo però a toccare lateralmente dove c'è Zakharov, ancora Sibirski rientra, davvero forte il numero 21 del Krasnodar, l'errore di Guidi, ne approfitta Khabarov che poi però perde l'ultimo controllo, Khabarov che torna su questo pallone, prova ad arrivarci anche Umnikov, Guglielmelli, e qui Khabarov commette fallo sul numero 6 Claudio Issa Guglielmelli. Dani, batti tu Dani! Dai, gioca! Lorenzo! Feola cerca di evitare il ritorno di Sibirski, poi Schietroma, l'appoggio per Ceccarelli,
Può girarsi il capitano della Roma, ancora Ceccarelli, dietro per Guglielmelli, c'è Paolocci che chiede palla, osserva adesso Guglielmelli, poi Della Rocca, sbaglia tutto in mezzo al campo, c'è Umnikov che mette giù e fa partire dall'altra parte Khabarov, attenzione, un 3 contro 3, Khabarov, Sibirski, Zakharov, va Khabarov a puntare Guidi, è molto più veloce, Khabarov, pallone all'indietro a salvare, ci pensa... Devi aiutare anche, Feola. C'è anche una fase difensiva. Con l'ultimo tocco addirittura di Khabarov. Paolocci, centralmente Guglielmelli, ha un po' di spazio. Cerca Cioffredi che vuole prolungare per Ceccarelli, sbagliano i giocatori della Roma. Allora Umnikov, gran numero in mezzo al campo, ancora Umnikov. Gioco di gambe pazzesco da parte di Umnikov. Dai. Poi Zakharov, cambia gioco Zakharov per tentativo di Khabarov. In mezzo al campo Semenchenko sbaglia tutto, ripartenza Roma con il tentativo da parte di Schietroma che viene atterrato proprio da Semenchenko. Ecco qui, inciampa nella corsa Semenchenko, non un fallo cattivo del numero 25 del Krasnodar. Lollo! Batti te, Lollo! Vai dentro, Issa! Issa, anche tu! No, te là, no, vai là! Ti mette Gabriele! Vai dentro! Sì, vai, vai, vai dentro! Vieni a fare, vai, vai, vai! Due minuti al termine del primo tempo, 0-0 il risultato, c'è però Schietroma sul punto di battuta di questo calcio di punizione, dentro Cioffredi, Della Rocca, Guglielmelli e Ceccarelli, va Schietroma a cercare proprio Cioffredi, il tentativo poi con il pallone allontanato, allora Feola, l'imbucata per Cioffredi, attenzione Della Rocca ne può approfittare, Della Rocca, pallone arretrato, poi... riesce a mettere fuori bene il Krasnodar con l'ultimo tocco però da parte di Glovatsky, allora sarà calcio d'angolo per la Roma, pericolosissimo con questo pallone filtrante che nessuno ha toccato, ne ha approfittato Della Rocca, ancora Della Rocca, Paolocci, Della Rocca fa passare, Glovatsky ferma tutto, fa ripartire Sibirski che non controlla, prova ad arrivarci adesso ma è troppo lungo il pallone. Paolocci allora per la rimessa laterale verso Cioffredi, altra rimessa laterale per la Roma, questa volta andrà Della Rocca, anzi no, sempre Paolocci con il numero 5 Gabriele Paolocci. Lotta Cioffredi, poi Glovatsky, alla fine Feola contro Sibirski, Feola ha un'altra chance per allontanare, ancora Sibirski a dar fastidio, arrivano anche gli applausi dell'allenatore del Krasnodar Paolocci verso Cioffredi, anticipato Paolocci riesce a servire Della Rocca per Cioffredi, si ferma il numero 4, poi cerca un pallone al centro per Schietroma che la colpisce di schiena quasi senza accorgersi, pallone fuori. Finisce qui il primo tempo, 0-0 in questo momento Roma e Krasnodar, andrebbero a giocarsi la finale, primo e secondo posto. Di Roma-Krasnodar 0-0 dopo i primi 12 minuti di gioco. A seguire vi ricordo sul campo B ci sarà la sfida tra quinto e sesto posto. Feola ad allontanare sull'attacco di Amagumian. Dai, dai, Matti, dai, Matti! Poi Schermet bello, su! Fa passare il dai, pallone. Forza! Dai che va bene, dai! Feola ancora, poi Treziakov. Sibirski alla fine... riesce ad agevolare l'inserimento di Avagumian che si libera per il destro e la grandissima parata da parte di Falconaro
Calcio d'angolo, che parata del numero 12. Stoi. Calcio d'angolo per il Krasnodar. Umnikov viene fermato e rimessa laterale. Ноги, пока ноги. Сибирский. Шеремет. Va in profondità a cercare Vagumin. Ancora molto bene Umnikov. Sbaglia qui il controllo del Krasnodar. Allora Nardozzi serve Ceccarelli. Ancora Nardozzi non riesce a controllare. Lovatsky allontana sui piedi però di Paolocci. Sbaglia anche il numero 5 della Roma. Allora Umnikov riconquista palla, ma ancora Paolocci a farsi perdonare. Tentativo da parte di Sibirski di andare in velocità, Cioffredi lo ferma e subisce anche il fallo. Pass. 0-0 va naturalmente bene al Krasnodar che sarebbe così tranquillo di giocare la finale, primo e secondo posto. Feola ad allontanare. Lovatsky in mezzo al campo recupera un ottimo pallone Semenchenko. Nardozzi fermato da Treziakov. Controllo perfetto da parte di Umnikov, davvero un gran giocatore questo numero 15 del Krasnodar. Umnikov poi Della Rocca tiene in campo il pallone ma poi lo cede di fatto a Sheremet. Ancora Sheremet attaccato da Nardozzi, Almaviva. Nardozzi lascia Della Rocca che punta. Ancora Della Rocca centralmente, c'è Ceccarelli, subito il pallone a cercare Nardozzi. Poi ancora Della Rocca, Ceccarelli, area di rigore, calcio di rigore per la Roma, calcio di rigore per la Roma. L'errore di Glovatsky nel controllo che poi è andato a scalciare ed atterrare di conseguenza un giocatore della Roma. Ecco qui Glovatsky sbaglia il controllo e poi viene anticipato da Ceccarelli. Brutto errore di Glovatsky e rigore netto. In favore della Roma, rimane anche a terra dolorante Ceccarelli, il capitano della Roma. Vi ricordo che con una sconfitta il Krasnodar andrebbe al terzo posto, cioè, o meglio, terzo posto in questo momento, mentre sarebbe il Dortmund a giocarsi la finale con la Roma. C'è Almaviva dal dischetto contro la Doca. Parte Almaviva, 1-0 per la Roma al quinto minuto del secondo tempo. Segna Mattia Almaviva. Davai Grime, David Nada. Andrea a posto? Oh! Svegli, svegli Andrea, in mezzo Andrea. Adesso il Krasnodar è costretto a recuperare il risultato per potersi giocare la finale primo e secondo posto. Un fallo qui con Khabarov, però viene fermato da Guidi. Davai, grazie!
in profondità da parte di Umnikov per il tentativo di Avagumian. Della Rocca. Sheremet si lotta. Sheremet rimane in piedi, poi arriva il tocco falloso di Almaviva. Khabarov, no, l'arbitro dice che il pallone deve essere fermo e soprattutto un po' arretrato. La Umnikov a ribattere questo calcio di punizione. 6 minuti ancora per le speranze del Krasnodar. Qui ci prova con questo tentativo da parte di Chernyshev. Attenzione alla Roma che è ripartita. Nardozzi sbaglia il tocco per Cioffredi e allora recupera Sheremet che cerca di andare da Avagumian. Nardozzi calcia dalla distanza, la tocca addirittura con i piedi, si alza il pallone e se lo va a riprendere. Va immediatamente a cercare Sibirski che viene però anticipato da Paolocci in maniera molto positiva. Ancora Paolocci, allarga per Cioffredi, va dentro l'area ancora per Paolocci, arretrato per Ceccarelli tra le braccia di Ladocca. Al Khabarov cerca Avagumian. Ancora Avagumian lotta. Alla fine Umnikov riconquista, ma c'è un fallo e allora Khabarov per Chernyshev. Anche qui Almaviva va a prenderlo con le cattive. Umnikov. Chernyshev. Sibirski per il contrasto con Paolocci, rimane anche giù Sibirski. Paolocci prosegue, poi Nardozzi per Ceccarelli, in profondità per Cioffredi, la palla non passa, si rialza Sibirski, poi Guidi per Almaviva, l'autore del gol del vantaggio su calcio di rigore. Almaviva pressato, stretto da Chernyshev che non lo lascia passare. Poi Paolocci riparte, ma lo fermano i giocatori del Krasnodar. Allora attenzione a Sibirski. Sibirski va da solo. Sibirski. Feula è in vantaggio, ma soprattutto è in vantaggio Falconaro che ha compiuto una parata straordinaria. Qui c'è il fallo. Va bene. Biggi. Cioffredi dentro l'area di rigore a chiudere Sheremet. Sì, ma tigrai! Poi Paolocci, ancora Cioffredi con un sombrero, poi però Treziakova ad allontanare. Almaviva controlla palla, gran dribbling nello stretto. Almaviva vuole andare da solo, viene fermato dall'irruenza dei giocatori del Krasnodar. Poi Della Rocca, bravissimo a tenere in campo questo pallone, a crederci fino in fondo. Della Rocca infiltrante con la doccia, la docca che non tocca, anzi sì, anzi no, non tocca proprio. Oh, Matti, Alma, Alma, ferma niente, occhio. Abbiamo rivisto adesso la docca dal prosci con Treziakov che allontana. Feula a sua volta, Umniakov, ancora Feula, Cioffredi prova a mettere ordine insieme a Ceccarelli. Treziakov, Cioffredi ci crede, riesce anche a toccare verso il centro, pallone direttamente fuori. Allora la docca, Danil la docca per il rinvio quando mancano 1 minuto e 40 secondi. Avagumian, poi Almaviva, fuori gioco di Nardozzi. Si alza comunque la bandierina, anche se il portiere aveva recuperato palla. Feula, Della Rocca. Ne vuoi ora?
Ma siete rassusti in moga! Guidi. E va! Vieni! Matti, vai! Esce Cioffredi, entra con il numero 7 Schietroma. Ancora Guidi, Sonardozzi, Treziakova da allontanare. Yazzeska! Ancora Treziakova che vuole conquistarsi la rimessa al fondo e quindi il rinvio del proprio portiere. 40 secondi dal termine. 1-0 Roma, il calcio di rigore segnato da Mattia Almaviva. Rinvio di Ladoka in profondità, Umniakov controlla bene. Poi Paolocci. Fallo da parte di Umniakov. A 8 secondi dalla fine della partita. Vabbè, è normale. Nardozzi per Ceccarelli, ancora Nardozzi prova a calciare dalla distanza, facile per Ladoka, ma finisce qui. E allora per differenza reti il Dortmund giocherà la finale, primo e secondo posto, contro la Roma che fa 13 punti con 4 vittorie e un pareggio. Krasnodar 7 insieme al Dortmund, ma è a più 2 di differenza reti contro i più 1 del Krasnodar, che giocherà invece il terzo quarto con il Chelsea. Quinto e sesto posto tra poco sul campo B invece tra Malaga e Lugano.